Vaccini! Yeah! Che bello! Finalmente sono riuscita a trovare il tempo per girare questo video tag degli accessori che mi avevate richiesto in molte qualche settimana fa. Scusate se non sono riuscita a girarlo prima, ma ho aspettato le vacanze natalizie perché ero sommersa di ordini del milk shop. Grazie! Allora, appena sono riuscita a trovare un momento libero, dopo tutte le feste passate in famiglia e con gli amici, eccomi qui, giriamo il video. Prediligo accessori handmade, cioè fatti a mano, in fimo, in resina, in silicone, qualsiasi cosa che è fatta a mano, io l'amo, l'adoro perché in ogni piccola creazione si può notare e sentire il cuore di una persona, si può vedere quanto impegno ci ha messo nella realizzazione. Come sapete, io adoro i Pokémon da quando ho vita, sono una Pokémaster a tutti gli effetti. Ecco, intanto volevo farvi vedere appunto la mia nuova collana che ho commissionato ad una ragazza bravissima che lavora al Fimo e si chiama Erika. Ha un canale su YouTube, vi metterò il link qua sotto, e anche una pagina di Facebook che si chiama Dolci Tentazioni di Erika. È veramente bravissima e spettacolare. Mi avvicino un po' per farvi vedere meglio. Oh no, non ti oscurare schermo. Beh, allora così. Sono le medaglie di Kanto della prima generazione di Pokémon, che secondo me è la migliore. E questa è la medaglia Sasso, la medaglia Cascata, la medaglia Tuono, che si è infilata sotto la maglietta, ok? La medaglia Arcobaleno, la medaglia Palude, la medaglia Anima, la medaglia Vulcano e la medaglia Terra. Ecco qui, dei capipalestra appunto di Kanto. E con questa collana, che comunque penso sia una delle migliori collane del mondo, per me che amo i Pokémon è così, mi fa sentire ancora più una Pokémaster, sì! E ecco qui, vi faccio vedere altre cose che le ho commissionato. Questo meraviglioso braccialetto con differenti Pokéball, ecco. Se magari lo giro dall'altra parte riuscite a vederlo meglio, ok? Meravigliose, come potete vedere è una qualità pazzesca, una precisione fenomenale. È bravissima, gliel'ho commissionato prima di Natale ed è stata anche molto veloce, in due giorni aveva già fatto tutto. E poi gli ho commissionato anche questo, Mew. Un braccialetto con Mew, perché Mew è uno, diciamo, il mio Pokémon preferito in assoluto. Vediamo, oh, ok, fantastico, infimo, bellissimo, con i miei due colori preferiti, appunto l'azzurro e il rosa, non so se notate, azzurro e rosa, azzurro e rosa, fucsia, hot pink, diciamo. Poi gli ho comprato anche questo, che è sempre fatto in fimo, a mano, ed è Oddish, un altro dei miei Pokémon preferiti. Come potete vedere è veramente bravissima. Vi ripeto, lo potete trovare su Facebook, la sua pagina è Dolci Tentazioni di Erika. Ok? un'altra cosa che... non c'entra niente con il video, però che vi voglio dire, un po' per curiosità vostra, ma magari non ve ne frega niente, un po' per ritrovare delle persone che purtroppo non sono più riuscita a sentire per vari motivi, anche perché ai miei tempi, mi sento vecchia, vabbè, non c'erano tutti i social network che c'erano oggi, che ci sono oggi, e quindi le persone facevano molto più fatica a tenersi in contatto. A parte il numero di telefono. Allora, tutta questa grande parentesi per dire che non so se qualcuno di voi pasticcine o pasticcine più grandi seguiva Pokémon World, una volta si chiamava Pokémon World, adesso si chiama Pokémon Mania. E ecco, sapete che amo disegnare,
Tanti anni fa inviavo molti disegni a quella rivista e mi pubblicavano sempre. Io ero sempre ultra mega felice di vedere i miei lavori esposti su quella rivista che adoravo tanto e mi facevo chiamare con il nome di Giada Chan e mandavo anche molte lettere. Ho inaugurato la rubrica o rubrica dei vostri fumetti, quindi se c'è la rubrica dei vostri fumetti, yeah! Sono stata felice di inaugurarla. E nulla, io sono Giada Chan di Pokémon World e chiunque mi voglia contattare sono qui, ho solo cambiato nickname e niente, sono qua. Allora, vi faccio vedere questa. Bellissima, meravigliosa, è una collanina. Collanina. Non riesco a fare come le makeup artist. A me non mi mette a fuoco niente, vabbè. È un coniglietto kawaiissimo con un piccolo cuoricino, diciamo, diamantato, non so come dire, una gemma a cuore, ecco. Anche questa ragazza è veramente favolosa, ma sicuramente la conoscete già. È Chali, di Chali in Kawaii Land. Anche lei potete trovarla su Facebook. E anche questa è fatta a mano in Fimo. Lei ha una precisione pazzesca. Quello che adoro di lei è appunto il suo stile minimal, ma comunque molto kawaii, ricercato, molto dolce. Insomma, tutti i colori azzeccati. Può riprodurvi qualsiasi cosa. È fantastico. Ok, io vado avanti perché sennò poi non finisco più, ne ho veramente un sacco. Allora, poi ho questo è il mio bracciale meraviglioso che ho comprato da Bijou Brigitte e mi ricorda molto il bracciale di Sailor Kibi USA. Cioè, no, non il bracciale di Sailor Kibi USA perché Sailor Kibi USA non aveva un bracciale, però mi ricorda molto lo stile di Sailor Kibi USA. A proposito, me lo metto perché mi piace tantissimo. Poi, ecco. Qui sulla scrivania ho una bellissima chiave magica fatta in resina a mano con i brillantini. Questa invece l'ho presa da Cute Can Kill a Lucca 2 anni fa. Sì, ok, 2 anni fa. E anche Lila è fantastica e ha una precisione maniacale. Favolosa. Poi vediamo, ecco qua. Questa è nuovissima, me l'ha regalata Simone, che è il fidanzato di mia sorella per il mio compleanno. È Hello Kitty, cioccolatosissima, by Camomilla, che me ne sono accorta l'altro ieri guardando per allacciarmi, c'è scritto Camomilla qua. Però, ciao, col cavolo che si vede, vabbè. E niente, me l'ha regalato quando ho fatto 24 anni, appunto. Forse cresco anche io, ma non ne sono così sicura. Per il 9 dicembre, è un regalo fantastico. Io amo i Hello Kitty, amo il cioccolato e gli orsetti, e questo è esattamente tutto in uno. Fantastico. Poi, allora, quello è sulla scrip. Ah, questa collana che diciamo non è molto nel mio stile, però ho cercato di. Sto cercando di rendermi più adulta, anche se non ci riesco. L'ho comprata da Calypso. Non mi ricordo come si chiama. Ecco, comunque niente, è fatta così, è una collana a catenelle. Molto rock. Adesso apriamo la magica scatola cupcakes con dentro tutti i miei accessori. Un'infinità di pucciosorie. Allora. Questo qua, forse è il più vecchio. Ah, mi è caduto un bracciale! Dopo questo Dove me l'ho l'ha preso preso? mia sorellina a una delle fiere del fumetto di tanti anni fa a Milano. È un macarons, o macaron, non so come si pronunci, scusate. È bellissimo. Sempre fatto a mano, tutto fatto a mano, ricordate. Poi questa è un anello, questa è una torta. Un anello a forma di torta, sempre fatto a mano. Infimo, torta cioccolato, fantastica. Poi, queste due sono due mollettine, molto comode, che mi servono quando le uso quando sto in casa per tirarmi indietro il ciuffetto.
Poi questo, ah, questo è il mio, è il braccialetto del mio negozio online dove vendo accessori e vestiti kawaii. Sempre fatto in fimo, biscottini, tazza, se magari te sta ferma, ecco. Ecco, niente, non ho voglia di ballare oggi. Poi, ecco l'anello pasticciosissimo di Cute Can Kill che ho preso un po' di anni fa a Lucca Comics. La precisione. Sì, lo so, continuo a dire la precisione, ma per me è una cosa fuori dal normale. Io non sono così precisa, vorrei tanto esserlo. Ah, ok. Anellino con brioche, biscotto e tazza di tè o caffè, non so, in proporzione. Poi, un'altra collanina presa da Cute Can Kill, ma adesso le produce anche Chali in Kawaii Land. Favolosa, è un padding sempre fatto fimo a mano. Poi è una mollettina rosa a stella, un braccialetto onigiri comprato a Rimini Comics 2 anni fa, non mi ricordo. Oh, tutte le faccine fatte in fimo. Bellissimo e pucciosissimo. Scusate, riuscirò a farvelo vedere. Yeah! L'Aiganori è marroncina e quindi sembrano fatti di cioccolato. Sono bellissimi. E questi li ho presi da Ichigo Shop. Poi, questo è un anello che mi ha regalato per Natale, visto che sa che adoro Rilakkuma, la ragazza di Dolci Tentazione di Erika, ed è bellissimo. Poi, ah, giusto ieri mi sono accorta che mi si è rotto un anellino che uso spesso, perché è molto spesso e quindi mi si è rotto. Ed è questo. Era un anellino a fiocco ed è saltato via la base perché era incollato con la colla a caldo e non con latta, che quindi ha fatto poca presa. Comunque lo sistemo subito. È bellissimo, mi ha regalato una pasticcina dolcissima. Poi, ecco, anche questo mi è stato regalato dalla stessa pasticcina, l'anello di Hello Kitty. Crystal, meraviglioso. Una, due mollettine a stella. Un altro macarons, che ho preso a Londra, però questo non mi sembra fatto a mano, perché è di gomma, non è di silicone né di fimo. Però era bellissimo. Vaffan bagno, luce di cavolo. Oh, ecco fatto. Con una salsa alla fragola. Salsa sa più di sugo, vabbè. Poi, ah, ok, l'anello onigiri preso sempre da Ichigo Shop. Fantastico. Un anello di Rilakkuma preso a Chinatown a Londra. Una collana, ecco qua, a gelato, con gelato, presa a Londra, nello stesso negozio di quel macaron rosa. Infatti non è fatta a mano neanche questo. Poi questo me l'ha regalato una mia amica, che conoscerete tutti se amate come me i gioiellini handmade in fimo, Daniela Pupa. Ed è favoloso perché lei sa che mi piacciono i pony. E allora è stata veramente dolcissima, mi ha regalato questa meravigliosa collana. Purtroppo non mette fuoco. Comunque, veramente bellissimo. Questo l'ho comprato da Ichigo Shop. Ecco, ho fatto cadere È un'altra una molletta. tortina, un cupcake, penso, sì. Sembra. Diciamo, se non lo so io che l'ho comprato, e è bellissimo, ha dei colori favolosi. Ecco, e anche se è molto discreto, io non ho alcun problema a portarlo perché lo adoro tantissimo. Questo bracciale, se riesco a farvelo vedere senza, ecco, mi è stato regalato da delle mie amiche da Parigi ed è favoloso, bellissimo. Però, stranamente, è fatto in plastica. Però, oh oh. È fatto in plastica, però è veramente bello.
Favola. Il bracciale fruttino. Ah, ok. Anche questo, questa è quella Napony. Questo pony è, non è fatto in fimo a mano, sono tipo questi pony qua. Io ne ho un sacco qui, magari vi farò anche vedere se volete. Preso sempre da Ichigo Shop. Poi, ecco, questo è un bracciale preso da Charlie in Kawaii Land, perché non so se l'avete capito, ma è la mia preferita, perché il suo stile si adatta perfettamente a come sono io. È molto fumettoso, molto manga, sono degli accessori che potrebbero indossare le persone nei manga, ed è proprio per questo che li amo tantissimo. Favoloso. Con lo stesso coniglietto di prima. Allora, poi questa è una collana che mi ha regalato mia sorella qualche Natale fa, perché io amo le chiavi e i cuori. Ed è una collana favolosa. Poi, questa me l'ha regalato una mia amica, che è la stessa ragazza che mi ha regalato, ce la posso fare. Hello Kitty, l'anello di Hello Kitty tutto Mi ha regalato cristalloso. Appunto, quella ragazza, la mia pasticcina. È un bellissimo gelato con uno strass, un dolce strass qui. E su Facebook la potete trovare, se siete interessati alle sue bellissime creazioni, sotto il nome di Peachy Creations. Bravissima. Poi, questo orecchino, per chi non ha i buchi nelle orecchie, favolosa l'idea, veramente. Molto anni 80, io amo gli anni 80. Mi è stato regalato da Charlie. Favoloso. Anche questa bellissima collana che volevo da una vita, allora lei è stata tanto dolce, tanto carina da regalarmi. È un ghiacciolino! Yeah! Bellissima. Poi, anche Charlie la potete trovare su Facebook, Charlie in Kawaii Land. Poi, questo è un anello, non mi ricordo dove l'ho preso, a stella. Un'altra mollettina. Il mio gelato lip gloss, ecco qua. Allora, questo ha fatto un sacco di successo, come il mio specchietto a gelato, questo. Oh, mi si è oscurato lo schermo. Questo. Allora, intanto il ciondolo io l'ho preso semplicemente da Accessorize, o Accessorize, non so come si dica. Sono veramente negata con le pronunce, dovete perdonarmi. Ed è un lip gloss, così. Poi io ho rimediato la collanina e l'ho attaccato qui, è diventata una collana, però originariamente era un ciondolo così. Ah, poi questa, anche questa me l'ha regalato sempre Daniela Pupa. È un bracciale. Bellissimo. Ah, l'anello di Kurila Kuma, che l'ha finito sotto a tutto. Ok. Yeah. Un pony che è uscito dal suo. Un pony con uno strass bellissimo. Sempre fatto a mano in fine, che è uscito dalla sua portachiavi. E questi li prendo insieme. Ok, queste sono mollettine varie che uso sempre in casa. E ah, poi quelli che indosso. Allora, questo vabbè, l'avete già visto. Questo braccialetto di plastica e anche questo le ho prese sempre da Bijou Brigitte. Questo anello è l'anello del profumo di Black Star di Avril Lavigne. Della mia Avril, che mi è stata regalata per il mio compleanno dalla mia sorellina. E questo è sempre l'anello del profumo di Avril, questo di Forbidden Rose, ed è un anello con, diciamo, un filo spinato. Questo invece è il mio anello di fidanzamento e non si vede bene, però comunque è un cuoricino con un piccolo strass dentro del mio fidanzato, che me l'ha regalato dopo il primo anno. Adesso siamo insieme da quasi 8 anni, quindi è bastato un bel po' di tempo. E
E io lo amo ancora come prima, anzi forse di più. Come potete vedere, la scatola è vuota. E spero che il video vi sia piaciuto. E magari farò anche un altro tag dei miei regali di Natale. Un bacio grande, pasticcini! Ciao! Ciao ciao! Free pancake!